Siamo con Silvia Brizio, che oltre che essere direttore tecnico dell'HF Lorenzoni di Hockey su Prato, oggi in una veste diversa è partito questo progetto BRA Multisport Synergy Team. Sei stata scelta come figura di presidente di questa nuova realtà sportiva. È bello, Silvia, io partirei da questo, che tante realtà sportive cittadine abbiano deciso di collaborare, di unirsi e di mettere in campo un progetto ambizioso. Ma io penso che sia proprio il punto di forza di questa proposta. Questa proposta che vede per la prima volta tante società che molto spesso erano in competizione, invece insieme a lavorare e a lavorare per una fascia per bambini di una fascia d'età precoce, molto bassa, che di solito non viene presa in considerazione, perché ovviamente gestire i bimbi così piccoli non è da tutti ed è obiettivamente non sempre molto facile. Dicevo che le sei discipline che si sono consorziate in questo multisport hanno creduto in questo progetto. A me personalmente è piaciuto moltissimo, perché intanto propone ai bambini un tipo di attività che è generale, un tipo di attività di base, e i vari sport concorrono con un metodo ludico a creare quelle che sono le basi per l'attività motoria dei bambini. E aiutarli a crescere, a imparare proprio attraverso quello che è il gioco fatto con tanti sport, che sono poi gli sport importanti del Bretese. Assolutamente sì, come hai detto, insomma, queste discipline, quindi l'atletica leggera, il basket e la ginnastica artistica, ovviamente l'hockey, il tennis e il twirling. Partite con questa proposta a fine mese, poi da ottobre invece si partirà in modo definitivo. La nostra idea, il nostro progetto prevede proprio la possibilità di far provare i bimbi, di andare incontro alle famiglie che in questo modo si trovano un'offerta di tanti sport in un pacchetto solo, possono provare per il mese di settembre e poi, se gradiscono la nostra attività, che sarà il palazzetto dello sport, possono praticarla da ottobre fino a maggio compreso.